e adattare che uno si diverte non diventa mai frustrante. Il gioco diventa man mano più impegnativo, più coinvolgente, più co man mano che aumenta la skill in maniera adattiva rispetto alle sensazioni percepite dall'utente. Questa è una. E qui stiamo facendo la stessa cosa, lo stesso concetto per la guida autonoma auto-adattativa. Nel senso, può sembrare una cosa, io prendo l'LK, misuro che tu stai annoiato, distratto. Allora puoi pensare, cioè, ok, tu più sei distratto, più ti attivo e ti aiuti per toglierti dei compiti alla guida. Stiamo dimostrando che l'approccio è sbagliato, dobbiamo fare l'esatto opposto. Più sei distratto, più io ti disabilito gli aiuti per costringerti a stare attento sulla task di guida, in modo che quando ti attivo gli aiuti, e siamo sempre L1 e L2, quindi hands-on e hands-on, hai comunque, anche se con gli aiuti, un certo livello di attenzione da poter fare il takeover, da riprendere il controllo dell'auto in caso di necessità. Mentre invece stiamo vedendo che la gente, quando tu metti in line departure warning, quindi puoi levare le mani dal volante, metti il cruise control e levi il piede dall'acceleratore, il livello di aurosa, di attenzione scende, precipita, che quando compare il veicolo di colpo tu ci metti proprio 2 secondi per capire che devi riprendere il controllo dell'auto. Quindi stavamo cercando di utilizzare, di integrare questo dispositivo che legge lo stato del conducente direttamente con la guida autonoma. Col caschetto abbiamo fatto una cosa fighissima. Il caschetto, tu dovevi fare un test in cui seguivi un'auto, una prova di carfone. Tu segui l'auto, stai lì che segui l'auto. L'auto frena dispettosamente di colpo appena il caschetto rileva che tu ti distrai. E abbiamo pubblicato, andato al TRA, sta cosa, e abbiamo fatto sia per quando ti distrai, che stai pensando a un'altra cosa, sia quando stai facendo quello che si chiama mind wandering, cioè quando. Per esempio questa barra, meditazione, tu hai dei pensieri non correlati alla tasca, stai guidando ma stai pensando a un'altra cosa, e quindi quando vedevamo questa metrica saliva facevamo frenare l'auto. Ovviamente la fai frenare quando questa metrica è alta e quando questa metrica è bassa, in modo da poi fare Il tempo di in tempo reazione. di reazione. Abbiamo visto per esempio quando stai in mind wandering, tutti pensano che la frenata da un'auto davanti è automatica, è una cosa istintiva, che quindi quello che stai facendo se stai guardando la strada, frena. Invece no, abbiamo visto che sono 250 millisecondi in più. Cioè, se tu stai facendo mind wandering, quindi stai pensando ad un'altra cosa, e un'auto ti frena davanti, rispetto a quando sei completamente assorto Ah, alla cioè. guida, freni 250 millisecondi in più. Questa cosa non era riportata. Che tutti pensano, dice, ok, se sto guardando la strada, un'auto mi frena davanti, inchiodo istintivamente. Quell'istintivamente però sono 200 millisecondi in più. E in funzione della velocità sono tanti metri.